ok? Se non trovate qui, comprate le catene che sono ottimo uguale per allenarvi, mi raccomando, datevi un buon ferramenta, prendete le più pesanti che ci sono e con questi vi allenate a bombazza. Stage is set, it's judgment day. The time has come to make it all way. Nothing can stop us. Questo potrebbe essere un altro ottimo attrezzo, un kettlebell artigianale. Prendete due piattine, vi saldate un tubo in cima, in basso alla piattina qui sopra gli fate un buco da 27 o 26-27, gli fate passare una barra filettata dentro che passa da parte e parte da quest'altro lato e in mezzo lo caricate con i dischi e guardate questo pesa, e ci volete fare di tutto. Adesso lo faccio vedere in versione per i tricipiti. Yeah.
sente, si sente. Si sente molto. E funziona. Allora, se avete già un'attrezzatura, una home gym, tipo una latte machine a casa, vi potete sbizzarrire vicino, creando dei piccoli accessori. Per esempio con un tubo del genere, lo tagliate a 45 gradi e soldate due triangoli in questo modo qua. Vi faccio vedere cosa esce fuori. Poco però esce questo. Poi soldate due anelli qua. In poche parole potete fare sia i tricipiti larghi, poi girate i tricipiti stretti, al contrario i tricipiti larghi, tricipiti larghi e bicipiti stretti. Adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, se vogliamo fare la presa stretta, questa qua, eccola, i gomiti. La comodità di questo kettlebell è che quando salite non toccate con i dischi vicino alla cassa toracica o allo stomaco. Guardate, arrivate tutto indietro, i dischi hanno tutta la corsa libera, perciò potete andare più indietro possibile. Guardate, gomito può arrivare più indietro possibile. Vedi, i bimbi si coccolano, guarda, si coccolano. Fa male non farlo. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo allenamento, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, accendete la campanella delle notifiche, condividete con i vostri amici e non. E che vi devo dire? Questo è il Garage Gym, io sono War Machine, alla prossima, a bombazza!